Noi stiamo facendo in campagna un grande sforzo, proprio nelle zone poi peraltro più affollate, che sono la provincia di Caserta e la provincia di Salerno. Stiamo anche supportando i colleghi prefetti delle cinque province, che naturalmente mettono in campo tutte le energie per cercare di trovare sistemazione alle persone. Quello che un po' mi delude, diciamo, è la mancanza poi di una politica nazionale chiara da questo punto di vista, perché rimane un'ambiguità di fondo. Cioè, da un lato manteniamo vecchi slogan di chiusura e di pregiudizio, e dall'altro invece poi ci rendiamo conto, perché ormai ne parli solo 24 ore il governatore della Banca d'Italia, della necessità comunque di avvalerci di queste persone per farle partecipare al processo di sviluppo economico del nostro paese. E quindi su questa ambiguità io credo che bisognerebbe fare un po' di chiarezza, anche superando aspetti ideologici che non hanno più senso. Bisogna superare il principio dell'unanimità. Le scelte vanno fatte a maggioranza. Se l'Austria anziché l'Ungheria non ci vuole stare, rimarranno fuori da un percorso, invece, da un'alleanza che è necessaria in Europa con i paesi più grandi.